Le Filippine sono un paese del sud-est asiatico composto da più di 7.000 isole. Verso la fine degli anni 70, i padri camilliani, già presenti nel paese, durante la pastorale vocazionale nelle scuole, incontrarono Veronica, una giovane studente che riconobbe la propria vocazione nel carisma della grande famiglia camilliana e scrisse alla superiora generale il suo desiderio di unirsi alle ministre degli infermi. Così, accogliendo l'invito dei camilliani e le speranze di questa e di altre giovani, nel capitolo generale del 1978 fu deciso di aprire una missione in questa nazione, unica a maggioranza cattolica in tutta l'Asia. Il 1 gennaio 1979 arrivarono Suor Sara e Suor Lauretta, le quali, con molta gioia, entusiasmo e umiltà, diedero inizio alla missione filippina. Le sfide da affrontare furono tante, ma grazie alla fede e all'amore che avevano in cuore, riuscirono a essere testimonianza viva della tenerezza e della misericordia di Dio sulle orme della madre fondatrice, la beata Maria Domenica Brun Barbantini, prendendosi cura dei bambini malnutriti e delle loro mamme e dedicandosi al servizio dei malati e degli anziani, soprattutto dei più poveri. Oggi le suore camilliane sono presenti nelle Filippine con le loro comunità da nord a sud e hanno tanti amici che le aiutano e le seguono accanto a chi soffre negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri sanitari e nell'assistenza a domicilio. Le sorelle sono anche molto attive nel fornire aiuto durante le emergenze e le catastrofi che spesso colpiscono il paese, come terremoti, tifoni ed eruzioni vulcaniche. L'8 dicembre 1985 è stata inaugurata ad Antipolo la nuova comunità della sede centrale della Delegazione delle Filippine, che comprende oggi anche la casa di formazione per aspiranti, postulanti e novizie. L'attuale superiore della delegazione è Suor Adeline. L'apostolato principale della comunità, secondo il carisma camilliano, sono le visite sia a domicilio sia nell'ospedale pubblico. Le sorelle qui presenti dedicano tempo, energia e risorse per servire gli anziani, particolarmente quelli soli e meno assistiti, e i malati cronici e terminali nelle aree limitrofe e nei villaggi più lontani. Attraverso il Camellia Nutrition Program, inoltre, le sorelle e le novizie aiutano i bambini malnutriti dei villaggi nelle montagne, assicurando loro dei pasti sani e completi e portando loro gioia e amore. La famiglia laica Maria Domenica è molto attiva e presente e affianca le sorelle nelle loro visite. Nel 1989 è stato avviato il Maria Domenica Development Center, un progetto che comprende all'interno del complesso la scuola materna, la scuola elementare e la special education, una scuola per offrire educazione a bambini, ragazzi e adulti disabili. Gli studenti del Maria Domenica Development Center oggi sono 115, alcuni di questi supportati da benefattori tramite le adozioni a distanza introdotte nel 2014. Per offrire un servizio alla comunità e per supportare i bambini con bisogni speciali, nel 2018 è stato aperto accanto alla casa delle sorelle il Barbantini Caffè, un luogo di incontro e di condivisione. Grazie al generoso sostegno di alcuni benefattori, nel 1989 a Mamugan, in una piccola capanna, iniziò la sua attività la Chameleon Sister Clinic per fornire servizi medici alla popolazione locale. 3 anni dopo fu edificata una struttura in cemento e fu inaugurato il Chameleon Sister Maria Domenica Polyclinic and Rehabilitation Center, che attualmente offre servizi medici e dentistici, laboratori di analisi, procedure radiologiche, un centro di salute, supporto ai malati di cancro con medicine naturali, servizi sociali e una farmacia. Suor Desi dirige il policlinico che accoglie quotidianamente 50 pazienti circa. Nel 1998 è stata aperta la casa di riposo Maria Domenica. Le 4 sorelle qui presenti si prendono cura di 41 donne anziane indigenti, di cui alcune trovate sole e abbandonate lungo le strade. Qui le anziane hanno una casa, cibo, servizi medici e di riabilitazione. Sono assistite sia dalle suore sia dai volontari. Digos è una bella cittadina di Davao del Sur. Le 4 sorelle della comunità si sono sentite subito a casa, quando, nel settembre del 2002, hanno iniziato la loro vita comunitaria aprendo la casa di riposo Maria Domenica, per dare assistenza alle donne anziane e sole.
oggi la casa di riposo offre 25 posti letto. Oltre alla casa per gli anziani, le suore si impegnano nell'assistenza domiciliare dei malati e degli anziani e nella pastorale sanitaria degli ospedali. Le sorelle, inoltre, hanno un progetto di supporto all'educazione scolastica per i ragazzi più bisognosi. Coloro che hanno già completato il loro percorso scolastico e trovato un lavoro, aiutano a loro volta i più giovani a pagarsi gli studi. La generosità è proprio contagiosa. La povertà in queste zone rende sempre più difficile, se non quasi impossibile, l'assistenza medica ospedaliera e la cura con la medicina convenzionale. Considerando questa realtà, la comunità ha intrapreso l'approccio olistico, prevenendo la malattia e curando la salute, utilizzando modalità alternative come la medicina erboristica. Alcune sorelle si sono inoltre specializzate nelle cure tradizionali cinesi, quali l'agopuntura, agopressione, ventosa e moxibustione. Le suore si dedicano anche alla produzione di sapone, detersivo, candele e miele, che vendono per autofinanziarsi e supportare il loro apostolato. Nella provincia di Davao Orientale, a Mati, dal 2004 le ministre degli infermi collaborano con i padri camilliani presso il San Camillus Hospital. Suor Cleofe è un'infermiera del reparto controllo infezioni, mentre Suor Didi è coordinatrice ancillare. Con 50 posti letto, questo è l'unico ospedale privato cattolico in Davao Oriental. L'ospedale ha anche attivato il Community Based Healthcare Program, una vera e propria fattoria che, oltre a sostenere lo sviluppo delle comunità locali attraverso la formazione, promuove uno stile di vita sano attraverso la coltivazione di frutta e verdura senza l'utilizzo di pesticidi e l'allevamento di animali. Il centro nasce in risposta alle richieste dei pazienti come luogo in cui trovare la pace del corpo e della mente, offrendo anche servizi di agopuntura, massaggi e medicina erboristica. La produzione e la vendita di spezie, erbe aromatiche e saponi prodotti dalle sorelle consente al centro di autosostenersi. Gino Batan è una piccola cittadina della provincia di Bicol, ai piedi del vulcano Mayon. Nel 2018 le ministre degli infermi hanno aperto una comunità di tre sorelle per assistere a domicilio in ospedale i malati e gli anziani abbandonati e per collaborare in parrocchia attraverso la pastorale sanitaria. Le sorelle percorrono quotidianamente tanta strada per andare in visita nei villaggi vicini e lontani della provincia di Bicol e portare il loro aiuto dove c'è più bisogno e dove il Signore le chiama. Spesso affrontano casi di disturbi mentali dovuti agli abusi subiti, ma anche di malattie causate da carenze alimentari o da ambienti malsani. Per supportare il loro progetto, le sorelle producono in casa del detersivo per i piatti da vendere nelle parrocchie e attraverso la rete di amici laici che le circonda. La dedizione disinteressata delle suore contribuisce a responsabilizzare le persone, aiutandole a fare emergere e sviluppare le loro risorse interiori per affrontare una vita quotidiana, che di per sé è piuttosto difficile, ma è ricca di grandi opportunità per una crescita autentica, umana e cristiana. La vita a cui ti chiama il Signore è vita di sacrificio, però ti assicuro per la mia esperienza che l'esercizio della carità ti trasmette gioia e consolazione.